La pace del Signore sia con tutti noi. Mia cara, nella grazia vi saluto con un buongiorno e un buon sabato. Che Dio questo sabato possa manifestarsi in ognuno di noi con il suo Santo Spirito, con il suo Santo Amore, con la sua Santa Grazia, che ci protegga in ogni circostanza. Questo è il mio buon mattino e un buon sabato per ognuno di noi, che veramente oggi siamo veramente nella grazia infinita. Gloria a Dio. Amen. Scriviamo il messaggio di oggi. Signore sia con tutti noi, miei cari, nella grazia. Vi prego di mettervi in condizione di pregare insieme a me, se vi è piacevole stare nella grazia del Signore, perché la grazia del Signore è per tutti, nessuno è escluso. Chinate il capo e pregate insieme a me. Alleluia, Padre. Santo sei, Signore, tu sei il nostro Dio e per prima cosa ti vogliamo ringraziare, lodarti e benedirti per tutte le cose belle che tu hai fatto per noi, come tu ti manifesti in ognuno di noi, dandoci quella certezza, quell'amore e quella grazia di essere cosciente, di vivere nella profondità, nell'immensità della tua gloria.
Grazie Padre. Oh buon Padre Celeste, stamattina siamo tutti riuniti. Chi è sveglio attualmente e sta pregando insieme a me. Siamo tutti riuniti verso di te in preghiera. Chi a destra, chi a sinistra, chi a levante, chi a ponente, chi a ovest, chi a est. Signore, siamo tutti collegati con un pensiero positivo verso la tua dimora. E stamattina, Padre, ti chiediamo nuove unzioni, ti chiediamo nuove cose per noi, soprattutto di benedirci nella salute, darci ancora più salute, più forza, più potenza. Secondo, Padre, ti chiediamo nuove unzioni, che possiamo usarle soprattutto non soltanto per noi, ma anche per il tuo popolo. Signore, che possiamo essere fonte di benedizione per tutti gli altri. Chiunque guarderà noi, guarderà te, iniziando dal tuo figliolo Gesù Cristo. Si rispecchieranno in noi e si rispecchieranno in Gesù Cristo, tuo figliolo. Grazie, Padre, per questa grazia che tu ci doni e questa gioia di essere alla tua presenza stamattina ed essere nella gioia, nell'amore in Cristo Gesù. Grazie, Padre. Oh, buon Padre Celeste, ti voglio presentare ancora una volta la mia famiglia e tutte le famiglie del mondo. Benedicile tutti, Signore, dal più piccolo al più grande e dal più grande al più piccolo, senza tralasciare nessuno, Signore. Che sia una pioggia di benedizione eterna per tutti. Sì, buon Padre, benedici ancora mia moglie, benedici i miei figli, benedici ancora mia nuora, benedici la sua partorenza prossima, Signore, aiutala, sostienila e dagli quel senso di calma, di tranquillità, che tutto procederà perfettamente, perché lei è messa con la sua creatura nelle tue mani e nelle mani del tuo figlio Gesù Cristo. Benedici ancora mio genero, a dargli calma, tranquillità e di tutto ciò che ha bisogno. Grazie Padre. Ancora benedici i miei nipotini, sia quelli che sono in Italia, che quelli sono in Germania e in tutto il mondo. Ti ringrazio Padre. Ancora benedici i miei fratelli, sorelle, amici e anche i miei nemici in tutto l'universo. Soprattutto ti chiedo benedizione per i miei nemici, se ne abbia ancora qualcuno, che possano diventare meglio dei miei amici. Grazie Padre. Questo desiderio di vivere in pace per l'eternità con tutti. Sicuramente questo mio desiderio ti piacerà, Signore, Padre. E con questo voglio concludere con la preghiera che possa veramente la tua mano potente risplendere su ognuno di noi e su ognuno che verrà a cercarti, conoscendo la via attraverso Gesù Cristo, tuo figlio. Grazie, Padre. Nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Amen, mie care, nella grazia. Ancora una volta vi chiedo di stare sempre fermi nella fede, dando priorità soprattutto aiutando il popolo di Dio, aiutando il sofferente e aiutando chi è nel bisogno. Alleluia. Gloria al tuo santo nome, Signore. Ora, cari, con questo non voglio prolungarmi tanto, ma soltanto farvi vedere alcune cose che in questi giorni sto mandando.
Come vedete sono con il profilo nuovo, chiunque può chiedermi l'amicizia, il profilo è questo qua, ve lo segno, questo, dove c'è questo video, e qui c'è il profilo, ecco, lo segno il profilo. Potete digitare anche Angelo Piccone, qui vedete Angelo Piccone, e cercando vi comparano tutte le cose mie. Vi comparano due profili, sia quello nuovo che quello vecchio. Quello nuovo è questo e il vecchio è questo qua. Vedete? Il vecchio è questo e il nuovo è questo. Cliccandoci si aprirà il profilo. Sto mettendo la foto di stamattina e il messaggio. Buon giorno. Miei cari nella grazia di Dio. Se avete bisogno chiamate. Pregherò per voi. Il Signore farà il resto. Amen. Gloria a Dio. Questi sono i miei gruppi. La felicità nella crescita spirituale. Potete chiedere la iscrizione in questo gruppo oppure negli altri gruppi che state vedendo sotto. I due più importanti in questo momento sono questi, la felicità nella crescita spirituale, in più quest'altro sotto che ve lo mostrerò, fra poco vi rapirò, vedete, fra poco vi rapirò ed è, se non vi trovo pronti vi lascerò, ecco, così sarà, questa è la volontà di Dio attraverso Gesù. Se non sarete pronti, il Signore vi lascerà. Dove dentro una famiglia ci sono due o tre e uno è con il Signore e gli altri no, resteranno in questa terra a soffrire le pene di ciò che è rimasto. Non è che ve lo dico io, ma lo dice la Bibbia, non sono parole mie.
Mi cara, la grazia, chiudo il video, vi saluto come faccio sempre, con un grande abbraccio e un bacio doppio. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen.